Filippo Turetta ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Montorio, a Verona, dopo essere stato estradato dalla Germania per l'omicidio volontario di Giulia Cecchettin. Sorvegliato a vista per il rischio di atti autolesionisti, Turetta è descritto come provato e disorientato, mentre attende l'interrogatorio di garanzia. Nei suoi primi giorni di detenzione in Italia sarà sottoposto a valutazioni psicologiche. Nel frattempo, ha avuto un colloquio con il cappellano del penitenziario e ha conosciuto il proprio compagno di cella, detenuto per un reato simile. Il primo giorno nel carcere di Montorio per Filippo Turetta, 21 anni, è caratterizzato da stretta sorveglianza, con agenti di polizia penitenziaria che monitorano ogni suo movimento. I controlli incessanti sono stati assicurati anche durante la notte, per prevenire eventuali gesti autolesionistici. La descrizione di Turetta da parte di chi lo ha visto in carcere è un ritratto di disorientamento. Il 21enne è stato descritto come un individuo assente e rassegnato alla sua condizione, rifugiato nel silenzio. Nel frattempo, il 21enne avrebbe conosciuto il proprio compagno di cella, un ragazzo detenuto per reati dello stesso genere. Il frate cappellano del carcere ha incontrato il giovane, per poi rilasciare delle brevi dichiarazioni. In particolare, il religioso ha espresso la necessità di rispettare il dramma delle due famiglie coinvolte.